Eccoci qui con Franco Cappello, praticamente l'ideatore di questa Premier Cup, allora edizione regionale che si svolge qui a Nuoro, in fase di svolgimento. Allora Franco, facciamo un po' il punto della situazione, tante squadre presenti, 12, le migliori di tutta la Sardegna. Esatto, per la 12ª volta a Nuoro abbiamo portato il torneo Premier Cup Italia, dove siamo riusciti a radunare circa 800 persone tra genitori e ragazzi e calciatori per rappresentare la Sardegna a Pescara il 28 e il 29 dicembre. Questo torneo, come abbiamo detto altre volte, è un torneo che ha una finalità mondiale, tant'è vero che il torneo l'anno scorso, torneo Nike Premier Cup, che poi a livello nazionale diventa Manchester United Premier Cup, l'ha vinto il Barcellona, questo per far capire l'importanza del torneo. Oggi abbiamo le 12, come hai detto tu, le 12 squadre più rappresentative della Sardegna a livello giovanissimo, dove spero che questo torneo si faccia valere la lealtà, anche la tecnica dei giocatori che vengono qui a Nuoro per confrontarsi. Certo, in categoria giovanissima, nella quale si inizia a fare il calcio agonistico, quindi si iniziano a vedere i primi talenti, immagino ci siano tanti osservatori che stanno cercando di scovare il talento, un po' come fate voi della Puriforte. Esatto, infatti adesso se noi vediamo qui intorno c'è qualcuno che già è iniziato, c'è qualche procuratore, qualche osservatore sia dell'Empoli, del Brescia, c'è anche qualcuno del Cagliari che è nascosto, che stanno cercando di vedere qualche talento se è possibile, anche perché devo dire che in questo torneo hanno calcato, l'hanno fatto anche giocatori di tipo Sirigu, tipo Manca, Cappello, Burrai, adesso mi sfuggono i nomi, Pisano del Cagliari, Burrai, insomma, e poi qualcuno della Sigma di Alghero che sta giocando, della Sigma di Cagliari, scusa, che sta giocando già in settori giovanili importanti. Ecco Franco, tu che sei un conosciuto per essere un allenatore, insomma, che pretende molto dai ragazzi, che cosa chiedi in maniera particolare ai ragazzi appunto che giocano per esempio nella squadra allievi? Secondo te che cosa devono migliorare i ragazzi nell'approccio al mondo del calcio? Guarda, innanzitutto l'impegno, perché rispetto a quando giocavo io e diciamo le mie leve, allora c'era l'impegno e c'erano poche squadre. Adesso, viste le squadre, la nascita delle squadre, ogni giorno nasce un settore giovanile, c'è poco impegno, perché tanto uno se non gioca con una andrà a giocare con l'altra squadra. L'onestà calcistica, dico, e poi la grinta, perché la grinta in un campionato come gli allievi o come giovanissimi ci vuole, no? La grinta va ricercata, la grinta è soprattutto l'onestà calcistica, non... Certo. E basta. Ecco, parliamo anche ovviamente del vostro campionato di allievi regionale, al quale vi ripresentate ovviamente con i favori del pronostico, come una delle squadre sicuramente più rappresentative del territorio. Ecco, quest'anno secondo te che tipo di campionato sarà rispetto alla passata stagione, dove tra l'altro le squadre sono arrivate raggruppate in pochissimi punti, no? Sì. Senz'altro sarà una fotocopia del campionato scorso, quest'anno c'è l'innesto dell'Arzachena e del Porto Rotondo, che io non conosco per dirti la verità, però presumo che le squadre, insomma, importanti sono sempre la San Paolo di Oristano, l'Orani, la Purieforti, insomma. Voi l'Atletico ovviamente? L'Atletico lo stesso, dove l'allenatore Lello mi ha detto che ha fatto una bella squadrettina, quindi presumo che anche quest'anno ci sarà la lotta al vertice, sarà di quelle 4-5 squadre che si impegnano. Con il solito derby Nuoro-Oristano e magari anche le galluresi che cercheranno di insediarsi. No? Sì, il terzo incomodo sarà senz'altro le galluresi, perché sia il Porto Rotondo che la Zacchena hanno una tradizione calcistica non indifferente, quindi poi anche specialmente a Olbia, il Porto Rotondo ha un bacino d'utenza importante, quindi. Assolutamente. Per chiudere, Franco, manda un messaggio a tutti i partecipanti a questa edizione della Premier Cup, della Nike Cup. Allora, soprattutto divertitevi, perché questo è un torneo che come Puriforti lo organizziamo sia per il divertimento, sia per l'orgoglio di parteciparci, ma sia per il divertimento dei
dei giocatori e soprattutto dei dirigenti che fanno lo sforzo, vengono da lontano, si partono alle 6 del mattino per arrivare a Nuoro puntuali e quindi divertimento e onestà calcistica, quello che dico io. Benissimo, noi ringraziamo Franco Cappello, grande in bocca al lupo per questa manifestazione, naturalmente speriamo insomma che vada tutto per il verso giusto. Ok, grazie, vi ringrazio anche a voi. Un saluto a tutti gli amici. Grazie.